Pistoiese non riesce a vincere contro il Pontedera. Anno 2014-2015, due pareggi per 1-1, abbastanza di comodo. Lo scorso anno 0-0 a Pontedera e addirittura sconfitta per 1-3 al Melani. Ieri sera 1-1 casalingo, un gol subito in rimonta e con l'impressione netta di avere ancora una volta perso due punti. Manca ancora l'appuntamento con la vittoria, quindi, per la squadra di Rimondina, che viaggia con soli tre punti in classifica. Una vittoria che nel 2014-2015 arrivò alla terza giornata, mentre lo scorso anno alla quinta. Quest'anno alla quinta giornata, la prossima, gli arancioni saranno impegnati lunedì 19 sul campo della Giana Erminio, in quel di Gorgonzola, provincia di Milano. Pochi presenti al Melani ieri sera, probabilmente circa 800, così come pochi sono gli abbonati, circa 300. Molto probabile che una vittoria aiuterà tantissimo, non solo ovviamente a livello di classifica, ma anche a livello di sicurezza e di autostima. Gli arancioni sono scesi in campo con Feola, Placido, Zanon, Minotti, Priolo e Colombini, Benedetti, Luperini, Giasi, Finocchio e Rovini. Già in vantaggio al terzo minuto la Pistoiese, grazie al secondo gol di Giasi in questo campionato, l'attaccante si incune in area avversaria, resistendo agli avversari e incrociando in rete. Un bel tiro di Finocchio al nono è respinto con i pugni da Lori. Un vantaggio per la Pistoiese che dura soltanto un quarto d'ora, ospiti in gol grazie a una serie di difettosi interventi sia del portiere Feola che dei difensori su punizione di Di Santo dalla distanza con palla respinta corta, altro tiro di Santini e altra respinta fino al tocco vincente di Risaliti. Nel finale di tempo rischia la Pistoiese quando Santini, dopo aver superato Priola, va al tiro con palla all'incrocio dei pali. Nell'intervallo Rimondina mette in campo San Martino al posto di Placido, ritorno in campo quindi, poi Colombo, Perrovini più tardi. Al 28esimo. Spingono gli arancioni, ma l'occasione migliore è nel finale, quando Colombini con un colpo di testa impegna severamente Lori, che si salva in angolo. Finisce quindi con la divisione della posta e ora a Gorgonzola alla ricerca di una vittoria contro un avversario dall'andamento altalenante, contrastante, due vittorie e due sconfitte per la Giana Erminio del presidente Oreste Bamonte, che è alla guida dei biancocelesti dal lontano 1985.